tutti, eccoci a parlare di evoluzione umana. Se tutti noi chiudiamo gli occhi, ci immaginiamo subito una figura con una linea di uomini, uno accanto all'altro, dove partiamo da uno scimmione ingobbito fino ad arrivare a un uomo alto, snello, l'uomo moderno. Oggi poi ne abbiamo di tutte le versioni, da quella che finisce con il giocatore di basket, oppure con il calciatore, o addirittura con Darth Vader di Star Wars. Beh, chiaramente è un'immagine che dobbiamo dimenticarci, perché questo è un disegno degli anni 60 e per fortuna dagli anni 60 ad oggi la paleoantropologia ha fatto passi da gigante e oggi conosciamo molte più specie. Infatti, per poter rappresentare l'evoluzione umana, oggi usiamo una figura più simile a un cespuglio o a un albero. E chi mettiamo alle sue radici? Mettiamo quello che conosciamo come panomo, cioè il parente in comune fra noi e gli scimpanzé, che può risalire più o meno a 7 o 6 milioni di anni fa. Di specie ne abbiamo talmente tante che noi del Museo Civico di Crocetta del Montello, La Terra e l'Uomo, abbiamo voluto fare una selezione. E insieme ai ragazzi che partecipano alle attività estive da noi, abbiamo realizzato questo pannello. Chi mettiamo allora? Dopo il panomo, in Africa, abbiamo voluto inserire il famoso Australopithecus afarensis, o meglio, la famosissima Lucy. Lucy sappiamo oggi che è vissuta circa tra i 3 milioni e mezzo e i 2 milioni e mezzo di anni fa. Ma quello che è importante è che sappiamo oggi che alcuni Australopithecus afarensis sapevano realizzare degli strumenti in pietra simili a dei chopper che gli servivano per procurarsi il cibo. E sempre in Africa comparirà quello che noi conosciamo come il primo Homo, chiamato anche Homo habilis. Lo teniamo ancora dentro all'uomo perché sappiamo che è uno dei primi ad avere il cervello un po' più grande. Attenzione! Dopo l'Homo habilis, sempre in Africa, comparirà quello che noi conosciamo come Homo ergaster. Lui faceva sempre degli strumenti in pietra, ma i suoi strumenti assomigliavano a delle mandorle, tanto che le abbiamo chiamate amigdale e hanno proprio la forma di una mandorla. L'amigdala era uno strumento lavorato sui due lati e gli serviva sicuramente per procurarsi il cibo, ma attenzione! L'amigdala non poteva stare innescata sopra a una lancia perché era troppo grande e pesante. L'Homo ergaster è famoso per aver fatto quella che noi conosciamo come la prima out of Africa, la prima uscita dall'Africa. Infatti l'Homo ergaster ha camminato così tanto, ma così tanto, che è arrivato ad uscire dall'Africa. Ma quando è uscito dall'Africa sarà passato così tanto tempo e sarà cambiato così tanto il clima che a un certo punto non troviamo più Homo ergaster, ma troveremo delle nuove specie umane. Infatti, appena fuori dall'Africa troviamo l'Homo georgicus e se andiamo avanti in Europa, fino in Spagna, troviamo l'Homo antecessor. E in Asia? Beh, certo, l'uomo è proseguito verso l'Asia anche. Ed è proprio in Asia che troviamo il famoso Homo erectus. L'Homo erectus è famoso per essere il primo conoscitore del fuoco, anche se oggi pensiamo che probabilmente altri uomini prima di lui lo conoscessero già. E in Africa cosa succede? Beh, in Africa non rimane tutto fermo. Oggi non abbiamo Homo ergaster. Infatti, dopo l'Homo ergaster comparirà una nuova specie umana. L'abbiamo chiamata Homo heidelbergensis. Attenzione che l'Homo heidelbergensis forse era il primo cacciatore, infatti poteva realizzare delle lance con degli strumenti con una punta che venivano applicate in cima. L'Homo heidelbergensis farà quella che noi conosciamo come la seconda out of Africa, camminerà così tanto da uscire dall'Africa e quando arriverà in Europa troveremo una nuova specie umana che chiamiamo Homo neanderthaliensis o i nostri cugini Neanderthal. E in Asia? In Asia troveremo il Denisova, anche se facciamo fatica a chiamarlo Homo, perché di lui abbiamo ad oggi ancora troppi pochi reperti per poterlo chiamare come specie nuova Homo Denisova. E in Africa? Beh, chiaramente le cose non sono rimaste ferme, cambiano sempre. E finalmente in Africa troveremo questa nuova specie che abbiamo chiamato Homo sapiens. Esatto, proprio noi, perché noi siamo Homo sapiens. Attenzione che l'Homo sapiens farà quella che noi conosciamo come la terza out of Africa. Uscirà dall'Africa, arriverà in Europa, conoscerà degli uomini di Neanderthal, con cui forse c'è stato qualche incrocio, quindi è nato forse qualche bambino. Tanto che oggi noi sappiamo di avere circa il 2% di DNA Neanderthal dentro il nostro DNA. Ma l'Homo sapiens non si è fermato. Ha continuato a camminare, ha continuato a muoversi, arrivando fino in Asia,
E non solo, arrivando anche in Australia, arrivando anche nelle Americhe, arrivando anche al Polo Nord. Insomma, l'uomo sapiens è stato l'unico a popolare l'intero pianeta. E oggi siamo in più di 7 miliardi. E qualcuno starà già pensando, e l'Homo sapiens sapiens? Beh, mi dispiace, ma lo dobbiamo cancellare. Ma questa è un'altra storia. A presto!